sufficienti. Cioè, quello che abbiamo capito è che il 14, e meno male, si torna in presenza fisica a scuola, ma ci sono ancora molte incognite. Questo credo non sia ascrivibile all'opposizione, ma è un pochino una percezione di moltissime famiglie. Lei ha assolutamente ragione. Io dicevo soltanto che l'opposizione ci gioca su questo, però i problemi sono reali. C'è moltissima confusione, ma la confusione nasce anche da mesi importanti che sono stati utilizzati non in maniera efficiente e da un problema gigantesco di finanziamenti, perché quando non si riesce a fare il distanziamento è anche e soprattutto perché mancano gli organici, perché i piccoli gruppi devono essere comunque coordinati da un insegnante, da un educatore, da un personale amministrativo. Quando le scuole non riescono a fare la programmazione è perché scopriamo che mancano i dirigenti amministrativi e questo lo sappiamo da tanto tempo. Quindi il problema più profondo è proprio quello di non aver saputo intervenire in tempo per fare in modo che la scuola, come altri settori, ma la scuola in particolare, così trascurata negli ultimi decenni, fosse in grado di reagire a questo scossone. E noi a settembre non dobbiamo soltanto cercare di ripartire con una scuola che forse assomiglia a quella che avevamo prima, ma dobbiamo cogliere l'occasione di questa pandemia per trasformare radicalmente la scuola. Ci consente delle misure eccezionali, queste misure eccezionali mi appello al governo affinché le prenda anche ad agosto per fare in modo che questa tragedia si trasformi in un'opportunità. Sì, no, peraltro Conte ha detto che tutto agosto il